Innanzitutto vorrei presentare molto brevemente, anzi chiedo a loro stessi di farlo brevemente, gli ospiti di questo panel che appunto è intitolato Branded Entertainment e Fashion Startup. L'idea di creare questo panel nasce dal fatto che il mondo fashion forse per primo ha incominciato a bazzicare il mondo del branded entertainment con degli esempi che mi piacerebbe farvi vedere tra poco, esempi molto belli di cortometraggi, film che sono stati presentati anche ai grandi festival internazionali di cinema. Però mi sono chiesta se in qualche modo il branded entertainment fosse uno strumento di comunicazione adatto anche per le piccole realtà o addirittura le realtà nascenti nel mondo del fashion. E quindi... Allora, per quel che riguarda il brand entertainment, io tolgo il cappello da blogger perché nella vita faccio la consulente di strategie digitali e Yves Saint Laurent è uno dei marchi per i quali lavoro, quindi conosco benissimo il progetto che hanno fatto, ma è chiaro che con dei budget di quel tipo si arriva a risultati di quel tipo. Non sempre, perché non è stato facile comunque fare quel film lì, comunque insomma questo è. Però la cosa divertente è farlo quando hai pochi soldi, perché lì c'è bisogno di avere le idee, e se hai delle idee creative, le idee creative diventano dei virali e i virali in rete funzionano, secondo me. Hai degli esempi di qualcosa anche, chiaramente non in Italia, perché poi in questo magari gli Stati Uniti sono un pochino più avanti. Allora, in realtà mi viene in mente un esempio italiano che non è stato ad altissimo budget, però insomma comunque budget ce n'aveva, che è stato Geox, quando ha portato 8 persone nel posto più piovoso del mondo. Non so se ve la ricordate quella campagna video, io l'ho trovata assolutamente geniale, perché 8 volontari non pagati, quindi selezionati tra il pubblico che voleva partecipare, sono stati portati, adesso non ricordo come si chiamava, se era in India quel posto lì, insomma il posto più piovoso del mondo, sono stati lasciati lì per 2 settimane ed è stato raccontato il loro percorso. Non si parlava delle loro scarpe, si parlava di che cosa provavano queste persone messe in una condizione climatica particolarmente